Ciao ragazzi, sono Lenny del team di Barre di Plutonio e questa sera siamo qui per intervistare Trauma e Noise sul loro prossimo disco, Try Gin, che uscirà entro la fine di gennaio. Speriamo. La prima domanda nasce spontanea: come siete nati artisticamente? Beh, personalmente avevo bisogno di affermarmi nella realtà sociale in cui mi muovevo e quindi ho trovato il rap come mezzo di espressione perfetto per poter urlare la mia voce e fare quello che mi sentivo. Per me invece è stato molto, anche per me è molto semplice. Fin da piccolo passavo tutti i pomeriggi davanti ad MTV e quindi avevo veramente un grande amore per la musica e ho sviluppato un amore per la musica rap in particolare nel 2002, quando ho scoperto Eminem con il singolo Without Me. Da lì è stato poi un succedersi di cose che mi ha portato poi a iniziare a produrre. Com'è nata l'idea di sviluppare questo progetto? Ma in sostanza è nata che avevamo fatto un live con l'Incognita Click, perché era appena uscito il loro EP, e avevamo fatto questo live al Barrios che era andato strabene, e l'ultimo pezzo era stato Faccio Schifo, che era un inedito del disco, era proprio in esclusiva, e aveva spaccato, la gente l'ha presa benissimo, e il giorno dopo Trauma mi scrive su Facebook, mi fa: oh, abbiamo spaccato, quindi ero mega ubriaco, l'ho scritto malissimo, esatto. Dobbiamo fare un disco perché è la cosa giusta da fare. Io ero strapreso bene, anche perché avevo ancora l'hype della sera prima, e quindi ho detto ok, si fa. Allora si è rimangiato tutto, esatto. Sentiamo l'esigenza di far uscire un disco come botto per l'etichetta, diciamo, in qualche modo cimentarci in un lavoro serio e tutto quanto, e quindi è uscita fuori sta roba. Abbiamo avuto una supervisione generale su tutto la parte comunque della 20 Hz per quanto riguarda l'andamento del disco, quindi si è venuto così bene, cioè, mi sbilancio un po' dicendo così, è anche merito loro, e quindi insomma quando ci cacciano pure i soldi possiamo farci una statua alla 20 Hz, però fino ad allora un cazzo. Esatto. Ecco, ma raccontateci qualche retroscena in più riguardo a Try Gin, quindi inerente alle liriche e alle sonorità. Per le liriche del disco volevo far conciliare due anime che sono dentro di me, dentro di me inteso come artista. Quindi da una parte c'è il parlare del disagio, dello schifo, la filosofia della merda, come lo chiamo io. Dall'altra parte una visione più poetica e più concettuale. Io sono come se fossi Dr. Jekyll e Mr. Ice. Le sonorità sono varie, abbiamo variato molto. Passiamo dalla glitch hop alla trap, alla post dubstep, anche qualcosa di classico. All'interno del disco troviamo varie collaborazioni. Come hai chiamato gli artisti e come li hai scelti? Boh, una volta mi sono andato al supermarket con MRB, io ho detto che voleva fare la strofa, ma ho detto sì, perché prendiamo le birre. Poi vabbè, l'Incognita, perché sono i miei soci, ma in realtà li ho chiamati solo perché sennò se la prendevano. Cioè, per me non li mettevo in mezzo, non scherzo. Sappiamo che è la verità. E poi vabbè, Remy, perché vabbè, io volevo organizzare una posta con i microfili, però gli altri stanno lavorando altre robe, solo MRB e Remy c'è la disponibilità. Remy mi ha fatto federe di brutto, infatti lo odio. Ciao Remy. Tu, vabbè, cazzo è, vabbè, c'è anche Alfredo, come ti chiami ora? Alfredo Jeglich. Che si è cimentato. Quanti beat hai fatto? Due? Uno? No, hai fatto la via del signore e l'altro. Non so neanche. Questo è quanto. I meriti me li piglio io. Tanto soldi non ce ne sono, esatto. Per chi non vi conoscesse, ci sono stati degli estratti precedenti al progetto e soprattutto ci saranno dei video in futuro. A fine estate è uscita Non ci sto dentro, che è quella roba dove ci sono gli ubriaco nella vasca. Ciao mamma. Non volevamo includerla nel disco perché non mi convinceva tanto. Poi però risentendolo tutto, vedendo anche che comunque quando lo facciamo live la gente piaceva, il video piaceva abbastanza, cioè faceva ridere nel fondo perché piaceva, e abbiamo deciso di includerlo nel disco. Poi per il futuro dovremmo far uscire un video abbastanza autobiografico, dove questo pezzo di merda, per quanto sia babbo, ha fatto un beat della Madonna, quindi sti cazzi. Come il resto del disco. Faccio uscire questo, che è molto di rivalsa sociale, quelle robe là, e poi un altro che è mezzo d'amore, che c'avevo nel video due lesbiche, mega forti,
però Norma l'ha fatto uscire anche lui, quindi non pensate che io ho copiato l'idea a Norma, e cioè eravamo pensati anche noi. Bravo. Sì, l'ha fatto anche Norma, cazzo. Che merda. La vita è una merda, fratto. Per quanto riguarda le produzioni e gli MCs, vi ha ispirato qualcuno per lo sviluppo di questo disco o avete fatto di testa vostra? Ma ovviamente per qualunque roba devi guardare il passato. Uno che mi ha ispirato molto, che mi ha dato un po' l'idea per il disco, è Fibra. Cioè questo Trigin molto ambiziosamente si pone l'obiettivo di essere tipo un Mr. Simpatia 2, una roba del genere. Poi è molto diverso e tutto quanto, però c'è l'anima da cazzone, no? Quelle robe là. Per il CD è un discorso a parte, perché là c'è la filosofia dello schifo di cui parleremo dopo, che è un po' quella la roba centrale, quindi è una roba che penso sia abbastanza mia, quindi guarda anche la maglia di Saggio. Vabbè, sto parlando un botto, di le robe di mia. Ma io sinceramente non mi sono mai ispirato a nessun produttore in particolare. Io ho sempre ascoltato il genere e cercato di creare un mio stile personale. Vado sempre a cercare delle melodie fighe. Dio po. Ti permette di tagliarla? La faccia. Presenterete questo disco live? Avete in programma delle date? O ve ne starete a casa a non fare un cazzo? Ma a casa a contare i soldi. Finti. Sì. Cercheremo di fare una decina di date che abbiano un senso. E sì, sicuramente suoneremo di quelle 10, 9 al bar. Io, secondo me, è casa nostra. E poi anche qualche in store, vediamo di organizzare. Il sunto di questo disco è la filosofia dello schifo. Sì. Un concetto molto importante che ti devi illustrare. Sì. Ma come si prende bene? Quindi, hai visto? Fra minchia, la parola del cazzo che siamo mossi. Allora, la questione è questa. La mia boccetta. Altri passaggi. Vedi, questa. Questo è lo schifo, cazzo. Perché? Vedi, questo è tutta improvvisazione. La storia. Mi aspettavo che te la mettessi come tipo barba. Questa cosa che c'è. Che praticamente un mio amico ha preso la grappa con la spruzzo. Stai già lacrimando. Sì, tantissimo. Vabbè, lo schifo è la roba che allora tutti vogliamo apparire, ok? Oggi ci impongono di apparire, essere fighi, essere ben vestiti, essere coi soldi. La mia risposta a tutto questo è: non siamo fatti per questo, siamo fatti per vivere come cazzo viene. E se non viene come vivere, sbronzati, vaffanculo. Cioè, io sono povero, non c'ho un cazzo. Ora, grazie a Dio, ho trovato la tipa che mi lascerà sicuramente prestissimo. Dopo però, questa intervista, sicuramente, ciao Vale. E quindi dico io: cazzo, sei povero, se non hai i mezzi per non fare un cazzo, non ti abbattere, fai schifo. Cioè, che in realtà è ancora peggio, però è questo. E insomma, io voglio dare questo messaggio molto educativo ai ragazzi. Fate cagare, sbronzatevi e divertitevi, che tanto no, frega un cazzo. Cioè, non hai il lavoro figo, che cazzo te ne frega, vatti a sbronzare, ciao. Cioè. Bene. Facciamo i saluti. Ciao, yep, per fare le cose. Ciao. Ciao. Io sono uscito fuori dal manicomio, mi è venuto un tumore ai coglioni perché ho le barre di plutonio.